scegliere di percorrere la strada del biologico deve partire da una, la chiamerei una scelta etica, quindi una volontà e una, tra virgolette, una fede personale di voler percorrere questa strada. Il motivo è che questo comporta un impegno, e il che si traduce anche in termini economici. Valorizzare un territorio, iniziare il percorso di conversione, implica stravolgere per certi aspetti quello che è le abitudini al lavoro di una campagna in termini di convenzionale, e vuol dire crederci, vuol dire formare il personale, vuol dire di avvalersi anche di consulenze e una grande volontà. Il discorso che biologico è la più grande sicurezza che puoi dare oggi al consumatore in termini di impegno, anche perché la certificazione bio vuol dire sottomettersi, diciamo, a delle ispezioni frequenti, e vuol dire lavorare in conformità a quanto stabilito dalla legislazione europea, dalle comunità europee. Quindi non è un termine generico, ma vuol dire attuare delle condotte molto precise e molto serie. Ma dal lato vero della produzione è molto più affascinante e romantico, perché vuol dire considerare il nostro vigneto come un ecosistema, potrei dire. Per cui non occorre guardare solo la vigna, per intenderci, ma tutto deve essere in equilibrio perché il biologico funzioni veramente. Vuol dire guardare gli insetti soprasuolo, sottosuolo, vuol dire addirittura piantare le siepi, valorizzare quella che è la vegetazione spontanea, vuol dire lavorare con i sovesci, vuol dire in generale non utilizzare la chimica, evidentemente, e attuare tutte quelle pratiche agronomiche virtuose alternative, che possono essere veramente la confusione sessuale, quindi utilizzare altri organismi viventi per combattere delle malattie che normalmente nel passato, per me possiamo dire ormai, erano combattute con strumenti chimici. Quindi questo è possibile, ma implica una scelta, implica, vuol dire il lavoro manuale vero che torna, e vuol dire investire anche in tecnologie che ti consentano di investire e lavorare il terreno seguendo altri ideali e altre regole. Il futuro del biologico è la strada che abbiamo presenti tutti, nel senso, è possibile oggi fare vino di qualità osservando una legislazione precisa che ti imponga delle regole e secondo il metodo biologico. Però mi permetto una provocazione, perché tutti ci diciamo fedeli o aperti o attenti alla sostenibilità, ma dai sondaggi oggi emerge che i consumatori non spendono qualcosa di più per prendere un prodotto biologico. Quindi è una dichiarazione più di principio che una vera fede, una vera volontà di informarsi. E questo forse è un ostacolo, può essere anche l'informazione che ha il consumatore di quello che è biologico. C'è una grande confusione, il mondo naturale, i vini naturali, chiedo scusa, o il biodinamico, dov'è diverso con il biologico. Occorrerebbe anche a livello molto più ampio e trasversale formare, diciamo, i giovani, ma anche diciamo il consumatore finale, sulle differenze concrete, per poter avere anche dei risultati in termini di sostenibilità per noi agricoltori biologici, per poter continuare in questa strada, perché altrimenti con i costi e con le difficoltà che i momenti contingenti e anche il passato ci pone davanti. Vinitaly l'abbiamo vissuto, io come sento anche tanti altri miei colleghi, con grandi aspettative, con grande entusiasmo, lavorare quasi come una squadra, il mondo vino che vuole ripartire, ha tenuto duro e trova in questa occasione, in questa fiera, finalmente il modo di ripartire con un evento in presenza, perché sappiamo, ci siamo abituati a lavorare online, ma l'aspetto conviviale umano del calice di vino raccontato da un produttore è insostituibile. Quindi una grande gioia, e come risultato, ecco, dal vivo, per quello che posso vivere oggi, lo trovo più razionale, più organizzato, quindi più operatori, meno grande pubblico, che invece può veramente divertirsi
nel fuori salone in centro città, e quindi rafforzare anche l'aspetto di Vinitaly in the City è un lavoro molto apprezzato anche da parte nostra, perché deve essere una festa il vino, ma qui dentro il salone occorre lavorare con un profilo di operatori, quindi come il commerciale, il trade vero e proprio. Anche come stranieri noi abbiamo avuto riscontro con i nostri clienti, quindi Europa e Stati Uniti conferma, abbiamo avuto anche l'Asia, diciamo parliamo di Singapore, della Thailandia, della Malesia, noi abbiamo avuto di nuovo questi contatti e anche nuovi contatti, come dicevo prima in apertura, e che è sempre quella magia di Vinitaly che ti fa sempre qualche sorpresa, e finora io ho avuto un riscontro positivo e ne sono molto contenta.